Ciao ragazzi, allora guardate, Sex Pistols è un 45 giri del 1977, qualcuno mi ha detto che è un bootleg, non lo so, e comunque ne hanno fatte poche copie in Italia e secondo me ce l'abbiamo in poche, chi ce l'ha se lo tenga stretto perché è praticamente introvabile. Questa è l'altra parte. Questo è il 45 giri, vedete? E qua c'è il timbro della SIAE, quindi essendoci il timbro della SIAE, credo che sia un bootleg, non lo so, ditemi voi. Comunque, questo è il numero di serie, se si vede, un po' troppo, purtroppo, eccolo qua, messo a fuoco. Ok, ascoltiamolo. Questo qui è il lato 1, è il lato 2, ok. Una pulitina. Ok. Faccio a mano perché 45 giri preferisco, io preferisco il manualmente, anche se non è manuale questo giradischi. Allora. Eccoci qua. Un attimo di pazienza, eh? Alziamo il volume? Dai, alziamo il volume. Punk, il re del punk, lui è il re del punk, della musica punk, è molto giovane. Virgin Records 1977. Ascoltiamo anche il lato B, intanto che ci siamo.
rimetto anche il lato B, ok? Il tempo che ci vuole, la diretta, questa è la diretta. Ok, andiamo. E vai col B. In effetti io preferisco il lato B. Poi ognuno ha i suoi gusti, però a me il lato B, questo 45 giri, il cane, scusate, non è il cane, non è giocare. Mi sembra questo il momento giusto. Comunque di questi tempi va bene. Holidays in the Sun. Perfetto. È bellissimo questo 45 giri, però adesso volevo dire che la canzone del lato 1 si chiama appunto Holiday in the Sun, la canzone del lato 2 si chiama Satellite. Ok, ora vi faccio una domanda, mi dovete rispondere: come si chiamava il cantante dei Sex Pistols? Non dite che non lo sapete, eh? Ok.
Buona giornata a tutti.